Benvenuti, grazie di essere qui stasera. Due parole prima di iniziare. Cercherò di fare la parte che riguarda me, abbastanza veloce, poi tocca a voi, perché un workshop significa che voi lavorate. Allora, io parlo velocemente, se parlo troppo velocemente, il segnale in codice è alzate la mano, Simona respira. L'altra cosa, volevo raccontarvi due parole come è nato questo workshop. Io faccio parte della community di WordPress, come qualcuno dei presenti, e è partito un progetto a livello internazionale che si chiama Diversity Outreach Speaker. Questo cosa significa? Significa che una persona in Canada si è accorta e ha fatto notare che sul palco degli eventi tecnici la community non era completamente rappresentata. Quindi ha creato questo workshop di cui noi vedremo in realtà la prima parte, perché quello interno dura almeno 4 ore, che parte dall'idea di generare, cioè da trovare il modo di generare un'idea per parlare in pubblico, perché il classico obiettivo, la classica obiezione è oddio non so cosa dire, e poi sviluppa tutto il processo per riuscire a strutturare un talk. Noi vedremo solo la prima parte stasera. Poi se avete delle domande un po' più specifiche, sono qua. Allora, io vorrei da voi un paio, se qualcuno mi dice la vostra esperienza come persone che parlano in pubblico, la vostra esperienza come con i chatbot e che cosa vi aspettate di portarvi a casa. Vi dico che Valentino e Paolo non possono parlare. Guarda, il mio caso è molto interessante perché io ho paura a parlare in pubblico, quindi ho sempre sfuggito tutte le occasioni per parlare in pubblico. Ok. E non so nulla di chatbot, quindi mi aspetto di portare a casa magari qualche idea per imparare a rompere il ghiaccio e parlare in pubblico, o semplicemente quella spinta, e imparare almeno avere un'idea di cos'è il chatbot. Ok. Sono Luca di Milano, sono un consulente aziendale in ambito commerciale, sono abituato a parlare in pubblico a tutti i livelli aziendali e mi occupo anche di formazione, perciò sono abituato a parlare davanti a più persone. Sono qui, incuriosito, il confronto è sempre utile. E, le chatbot le ho usate perché ho appunto sviluppato dei processi di vendita per aziende che vendevano già da utenti, non solo utenti. Ok, grazie. Io sono Stefano, faccio parte di un'azienda di formazione e sono qua principalmente perché sono incuriosito dalle chat, cioè è un mondo che sto iniziando a conoscere in maniera personale e sono incuriosito da capire meglio come posso sfruttarle nel mio lavoro. Ok, qualcun altro? Io sono un venditore di strumentazione scientifica, però la tua presentazione mi interessa perché comunque io parto un po' prevenuto, nel senso che secondo me insegnare, teach, quello che insegna, come quello che parla in pubblico deve avere secondo me una base di skill naturale, cioè si può migliorare, ma come un buon professore, per quanto bravo sia, deve avere la capacità di trasmettere. Secondo me anche parlare in pubblico, sebbene poi magari l'argomento lo conosci bene, puoi migliorare eccetera, però secondo me ci sono delle basi naturali. Quindi vabbè, vi faccio vedere più o meno cosa faremo questa sera. Allora, parleremo dei falsi miti del parlare in pubblico, delle diverse tipologie di talk che potete fare quando siete in pubblico, dei motivi che possono spingervi a parlare un evento, quali sono le vostre aree di competenza e che diciate che qualcuno si vergogni le avete, e dopo vedremo. L'esercizio di brainstorming di cui vi parlavo prima, e la definizione e la presentazione del talk. Allora, iniziamo subito. I falsi miti del parlare in pubblico.
non sono un esperto. Questo è il classico. Questa foto che vedete, qualcuno l'ha mai vista? Questa foto che vedete è una foto che è stata fatta a Bruxelles nel 1927 ed è nota come la cena dei fisici quantistici. Era il periodo in cui nasceva la fisica quantistica. Se conoscete senz'altro Einstein, c'è Bohr, Schrödinger, Planck, la signora Curie e tutti i fisici che potrete aver studiato, anche se non avete studiato fisica, molti di loro li conoscete. È anche nota come la cena dei premi Nobel, perché più della metà di loro aveva vinto o avrebbe vinto un premio Nobel. Anzi, la signora Marie Curie ne ha 22, chimica e fisica. Allora, cosa vuol dire essere un esperto? Sicuramente, adesso non so voi, ma io lì non avrei potuto dire nulla. Però io sono sicura che se uno di loro fosse qui, probabilmente di chatbot, non è che ne saprebbe molto. Quindi, nel momento in cui dici non sono un esperto, secondo me, bisognerebbe riuscire a capire rispetto a cosa? Al target. Perché se io so tre cose e lui non ne sa nessuna, io divento un esperto. No? C'è un film di cui non mi ricordo il nome, in cui questa persona insegnava a ballare gli altri. Gli ho detto, ma scusa, ma come fai? E io sono due passi avanti a loro. Quindi nel momento in cui voi pensate a cosa potete dire, non pensate alla fisica quantistica di Einstein o di uno di loro. Sicuramente se mi mettessi a parlare di chimica con Marie Curie, anche no, cioè nel senso, non la so, potrei solo ascoltare, però magari qualcosa in più sul marketing magari lei non lo saprebbe. Quindi nel momento in cui voi pensate al vostro talk, pensate al target che volete raggiungere. Anche perché dalle analisi che sono state fatte, soprattutto nella community di WordPress, i talk più apprezzati sono quelli base. Come faccio a fare questo? E Aranzulla Docet, i suoi post più letti sono quelli basici. Quindi dipende dal target. Sindrome dell'impostore. Chi ce l'ha? Chi la conosce? Allora, che cos'è la sindrome dell'impostore? La sindrome dell'impostore è tutte quelle paranoie che ognuno di noi si fa. Oddio, non so niente, oddio, sto barando, se si accorgono che non sono niente, che figura ci faccio? È una cosa psicologica che è stata studiata già dagli anni 70 e se volete di letteratura in merito ce n'è di più. Dalle mie ricerche, non so se sia vero, ve la riporto, sembra che anche Meryl Streep soffra di questa cosa. La signora deve aver vinto 11 Oscar, proprio impostore non credo. Però è una cosa psicologica che abbiamo tutti, o quasi, se non ce l'avete beati voi. Io ce l'ho, ma godo, che vi devo dire? Sappiate che ce l'avete, non succede niente, non è un problema. Se vi interessa magari andare a sfrucugliare un po', trovate un sacco di letteratura in proposito. Mi faranno delle domande, e se non so rispondere... Allora... Cominciamo. Allora, domanda. La domanda può essere fuori tema, è la più semplice. Dici, guarda, ti rispondo dopo, diventerebbe troppo lungo. Non la so. Caspita, mi fanno una domanda a cui non so rispondere. Come faccio? Anche lì. Potete chiedere all'audience. C'è qualcuno che sa rispondere? Potete dire, guarda, me la segno, ti rispondo dopo. Questa è fantastica perché vi dà la possibilità di studiare e se avete un blog potete rispondere a tutti. Potete dire, non lo so, non succede niente. Dici, guarda, non so sta cosa. Grazie di avermela, appena la so ti faccio sapere. Quindi, domande ve ne faranno, non è un problema se ve le fanno e se non la sapete, amen, non succede niente. Sono troppo nervoso per parlare in pubblico. Qualcuno ha visto questo film? Sì. Allora, sì, per chi non lo sapesse, questo ha vinto un premio come miglior attore, è Il discorso del re. Il discorso del re racconta la storia del papà di Elisabetta II che è diventato re suo malgrado, perché il fratello ha abdicato, lui è diventato re, e lui aveva un piccolo problema, era balbuziente. Ok, dico, vabbè. Questo doveva parlare
faceva i discorsi a Commonwealth. Avete presente quanto territorio aveva all'epoca Commonwealth? Quindi lui si è ritrovato lì a dover parlare in pubblico, avendo comunque un problema abbastanza, adesso spoiler il film, quello che vedete dietro è il logopedista, la persona che gli ha dato una mano a superare questa cosa. Allora, tutti noi siamo nervosi, non siamo abituati a stare sul palco, a meno che di persone veramente, veramente outstanding. Cosa succede? Allora, anche lì, siete nervosi? Ditelo. Io ho trovato un modo, voi non ve ne siete accorti, Valentino e Paolo lo sanno, io all'inizio ho detto, quando parlo veloce, fermatevi e ditemi respira. Questo modo come un altro che io ho trovato per stare tranquilla. Quindi per me il mio nervoso passa attraverso la frase che vi ho detto all'inizio. Ho un'amica che fa formazione e lei mi dice i primi 5 minuti io divento viola. E non sapevo come fare perché i miei discenti se ne accorgono. E allora cosa ho fatto? Dice, ragazzi, scusate, io i primi 5 minuti divento rossa, non vi preoccupate, mi passa. Da quella volta lì, divento rossa. Ma nessuno si preoccupa. Quindi è vero che siamo tutti nervosi, è vero che siamo tutti agitati, ma voi sapete meglio di me che essere qui è molto più difficile che essere lì. Quindi se siete un po' agitati nessuno si preoccupa, soprattutto se fate dei talk in delle community come queste, chatbot, WordPress e così via, non sono dei post, cioè non è che siete Barack Obama al discorso di quando siete arrivati alla Casa Bianca e magari lì ha dietro una persona così che gli ha fatto formazione. Esistono poi dei mentor, dei coach, lo faccio anch'io nel momento in cui ti serve una persona, devo parlare in pubblico, sono nervoso, rivediamo lo speech, si fa, lo provi prima. Il metodo più semplice è provare, perché provate. Avrete un cane, un gatto, dei pesci, la foto di uno zio? Provate a guardare negli occhi qualcuno, qualcosa e provate a parlare in pubblico. Come si fa? Esistono poi degli amici che magari vi ascoltano volentieri, vi danno dei feedback. Ce l'avete la zia Maria? La zia Maria vi ascolta sempre, dai, vuole bene, vi ascolta. Poi magari fate domande che non c'entrano niente, così vi allenate anche sulle domande. Non ho capito. Io facevo, a volte lo facevo, quando facevo l'università, andavo da mia madre e dico, scusa, ti posso raccontare sta roba? Mia madre, io ho fatto statistica di mia madre, Maria. E ho detto, no, ma tu ascolta, sei proprio... E quindi perché era un modo per capire se riuscivo a spiegare in modo semplice, no? Perché quelli veramente bravi sono quelli che riescono a spiegarti le cose difficili in modo semplice. E a suon di provare, arrivati qui, questo è un amico, a forza di provare, uno si abitua. Non è che poi dice, no, vabbè, sei un po' nervoso, però esistono community piccole e poi man mano la cosa cresce. Io ho sempre parlato in pubblico, ma avere una cosa che mi riprende, un po' di ansia me la fa. Però prima o poi ci riuscirò. Solo due, anzi, proprio mi hanno detto stasera. Che una ti avrebbe messo un po' a disagio, due. Diceva, poi non ti interessa. E quindi anche questo è un modo per togliersi parte del nervosismo, perché ci sarà, è normale, e lo sappiamo tutti. Quindi anche questo è un mito sfatato. E se non coinvolgo il pubblico? Allora, così, dice, vabbè, può succedere. Così è difficile. Troviamo una via di mezzo. Allora, uno è che potete darvi un obiettivo, nel senso che nel momento in cui io parlo in pubblico, ho un obiettivo, tipo stasera, se voi già, uno di voi decide che al prossimo meetup sarà il mio posto, io sono felice. L'altra cosa, le persone che sono in aula, possono essere più o meno coinvolte, molti di noi hanno telefono, PC, guardano, leggono, sono facce neutre, non ce l'hanno con voi, non prendetela sul personale. Se uno si alza e se ne va, magari io sono, magari posso essere noiosa, ma magari veramente se ne voleva andare perché c'è un altro impegno. Quindi non è nulla di personale. Oltretutto,
soprattutto sfido chiunque di voi a essere andato a un concerto e trovare la gente al bar. Quanta gente ci sono, quelli che vanno in concerto e lo passano al bar a bere la birra e non gliene può fregare nemmeno del concerto. Quindi sì, si vedono le foto fighe, ma anche quelli che sono lì che magari un po' si annoiano, magari hanno accompagnato un amico, la musica non gli piaceva, dice vabbè, sono qua, mi guardo il concerto, ma non è che... Quindi ci sono le persone, ma nulla di per... cioè le persone che non sono interessate, nulla di personale. Ok? Io ve ne ho dette alcuni, ne avete altri? Quindi ognuno di voi potrebbe presentare un talk qui, che i miti che io ho sfatato erano questi, non avete più scuse. Allora, vabbè, quali sono i motivi per cui parlereste in pubblico? No, il Valentino vorrebbe ma non può parlare. Al vento. Infatti sto succedendo alle chiavi. Ci sarà un motivo per cui... Lui vuole dire una cosa. Io faccio la formata di CDCT, in particolare di CDL, e una cosa che ho pensato negli ultimi tempi è proprio il quando sento parlare persone di non conoscere niente nell'ambito informatico, non so niente, per me queste cose, non capisco niente. C'è mio figlio che è una cosa pazzesco e a me dispiace tantissimo perché c'è questo gap enorme tra i nativi digitali e noi, gli immigrati digitali, che è falsa. Cioè, basta imparare. Non ci vuole una grande realtà su tutta una serie di informazioni e mi piacerebbe poterlo comunicare agli altri perché è una cosa che sento spessissimo. La prima cosa quando dico che faccio la formatrice CT, no, in realtà sono aperte tutte alla portata di tutti. Ok, qualcun altro? Per cui parleresti in pubblico? Io credo che alla fine comunque tutti noi parliamo in pubblico, no? Chi più chi meno, no? Cioè, parlare in pubblico uno pensa sempre davanti a una platea, ma in realtà tutti condividono, no? Ecco, perciò che sia una persona o che siano 100, però penso che chi ha difficoltà a parlare con una persona ha molta difficoltà a parlare con 100 persone. Cioè, non lo so. Allora io ho fatto un elenco, infatti, l'elenco che io dice condividere con gli altri, soprattutto nelle community come le nostre, perché i chatbot non è che siano, cioè è una cosa nata di recente, più si condivide, più si cresce, tutti, credo sia la cosa più ovvia, almeno dal mio punto di vista. Permette anche di aumentare la fiducia verso se stessi, permette anche nel caso di far carriera. Dici, perché se io faccio un lavoro dove comunque mi capiterà di parlare in pubblico e va sicuro che succede, ti trovi lì l'amministratore delegato che ti ascolta, ti viene un attimo di ansia, no? E quindi magari cominciare a, come posso dire, ad allenarsi in piccoli gruppi, community dove nessuno ti verrà mai a dire, ma guarda che no, non puoi, eccetera. Aiuta anche a migliorare le proprie skill, che sono le famose soft skill di cui si parla tanto in questo periodo. A me la comunità di WordPress ha dato molto, ha insegnato molto, non vedo perché non posso mettere a disposizione le mie competenze che magari qualcuno non ha. Incontrare persone, perché comunque incontri sempre un sacco di persone con competenze diverse, magari ne nasce anche una collaborazione. E adesso vi dico quello che piace di più a me, viaggiare. La community WordPress organizza anche dei WordCamp, che sono delle conferenze un po' più grandi, le organizzano in tutto il mondo. Io al momento riesco ad andare solo quelle in Italia, però per esempio di recente sono stata a Torino, perché non aggiungere quella mezza giornata in più per andare a vedere il Museo Egizio che non avevo ancora visto? L'altra cosa è che quando parli in pubblico impari molto di più.
perché nel momento in cui tu prepari le slide ti va vale ad approfondire delle cose. L'esempio che vi facevo prima, sindrome dell'impostore, sì, so cos'è, però sono andata lì a scartabellare, fammi leggere, fammi capire, vediamo com'è, e quindi io ho imparato qualcosa. È una cosa che mi piace tantissimo, sono un po' appassionata di voi. Alla fine è divertente, perché ti metti dall'altra parte, è un po' anche una sfida nei confronti di se stessi. E poi a volte diventi anche la persona di riferimento per quell'argomento. Magari cominciano le persone intorno a te sanno che te ne occupi, magari ti fanno delle domande, magari ti aiutano a farti delle domande in modo che tu possa sviluppare meglio le tue competenze. Io ne ho segnate alcune per cui si parla in pubblico, però sicuramente ce ne sono molte altre e ognuno di noi fa la propria. A me nel fatto di imparare è la cosa più bella che mi possa succedere. Allora, vediamo un attimo quali sono le tipologie di talk che potete fare, perché ognuno di noi quando parla in pubblico si aspetta che io sto qui e voi state lì, io parlo, voi mi fate tre domande ed è finita lì. Non è proprio così. Partiamo dall'ultimo. Questa sera fate un workshop. Un workshop significa che voi fate qualcosa. Io vi ho solo dato delle indicazioni iniziali per farvi passare l'ansia di parlare in pubblico, ma poi il lavoro lo farete voi e dopo ci arriviamo. Il classico è come fare per, cioè come fare per fare questa cosa. Esiste il dibattito. Io posso anche proporre un talk dove io faccio delle domande a voi e gestisco un dibattito. Esiste un panel. Potrei avere qui di fianco a me due persone esperte di un determinato argomento e fare delle domande a loro. Esistono poi due altre cose che sono abbastanza, e che esistono i case study, che cosa avete fatto, qual è un esempio. Quindi i talk non sono, cioè talk è una parola generica, mi scuso perché l'ho lasciata in inglese, in italiano è molto il materiale ovviamente in inglese. Discorso mi piaceva. Presentazione. Però insomma, capite che quindi nel momento in cui uno decide di parlare in pubblico può anche decidere di fare una cosa diversa. Infatti, come Paolo diceva prima, questa è la prima volta che a un meetup di questo genere facciamo un workshop. E magari capita qualcun altro andando avanti. Ed è una cosa diversa. Quindi, torniamo al workshop. Carta e penna. Allora, adesso facciamo un esercizio. Questo è un esercizio di brainstorming. Qual è la regola fondamentale dell'esercizio di brainstorming? Nessuna regola. Non esiste giudizio. Quindi, non esistono idee buone, brutte o cattive. Tutto quello che vi viene in mente deve essere scritto senza giudicare se questo sì, questo no. Ci arriveremo dopo. Quindi non vi preoccupate, tutto quello che ovviamente va scritto. Adesso io, l'esercizio dura circa un quarto d'ora, vi farò una serie di domande, spunti, chiamatele come volete, e voi dovete scrivere tutto quello che vi viene in mente, valgono le risposte. Io dico scrivere, però se volete disegnare, come vi viene meglio, scrivete tutto quello che vi viene in mente, potete anche scrivere più risposte alla domanda. Alcune domande vi sembreranno troppo generiche, perché non avendo solo programmatori, non avendo solo persone di un certo tipo, le domande a volte sono un po' troppo generiche. Cercate di adattarle alla vostra esperienza. Ok? Dubbi? Vado? Le domande le leggo, non sono scritte, quindi dovete ascoltare quello che dico e rispondere. Ve le posso anche leggere due volte se non vi sono chiare. Ok? Va bene. Aspettiamo un attimo. Bravissimo, col cazzo che. Ok, vado. Che cosa ti ha spinto a frequentare la community sui chat?
cosa ti piace della community? Cosa vorresti imparare? La prima volta che hai provato a creare un bot e o a usarlo? Grande sfida affrontata nell'ultimo anno o due in merito ai chatbot. Scusa? La più grande sfida affrontata in merito ai chatbot. In mezzo? In merito. In merito. In merito. Altre sfide non si possono scrivere. Se vuoi. Non c'è giudizio. Eh? Non c'è giudizio. Che fa? Scrivi. Dopo ci l'ultima cosa che hai imparata e come l'hai imparata, ovviamente il soggetto è sempre chat. Il grande problema che hai affrontato con i chatbot e come lo hai superato? Cosa ti appassiona di più quando si tratta di chatbot? Piace condividere con gli altri quando si tratta di chatbot. Quale domanda sui chatbot ti viene fatta più spesso da clienti, amici o familiari?
vero lavoro. Una cosa interessante che hai creato. Risorse preferite si intende tutto il materiale che andate a consultare nel momento in cui avete bisogno di sapere qualcosa sui chatbot, se ci sono blog, se chiedete a qualcuno. Risorsa preferita. Chiedo a Valentina. Avete dei trucchi fantastici che usate sempre? Di cosa potresti parlare senza diapositive in merito ai chatbot? Senza supporto. Siete? Ne avete un po'? Ok, adesso noi selezioniamo. La selezione viene fatta così, sono circa di quelle che avete, più o meno dovremmo arrivare a una decina, 10, 12 a seconda dell'elenco che avete. Adesso io vi dirò come fare la selezione, poi capirete man mano i motivi. Allora, tra tutte quelle che avete scritto, scegliete due argomenti di cui non sapete molto, ma che con cui ha avuto successo, nel senso che, ok, non è che ne so tanto di chatbot, però ho fatto questo per il mio amico e ha funzionato. Cioè, una case history. Allora, tra gli argomenti che hai, tra tutte le elenchi che hai, devi selezionare due argomenti che sono argomenti di cui tu non ne sai tantissimo, ma per cui ha avuto successo, cioè una case history, una roba che diceva, ah, caspita, ho fatto quella roba lì, ho fatto un chat per un mio amico, non ne sapevo tanto, però è andata bene. Poi, due argomenti di cui non è che sapete tanto, però ci avreste un sacco di domande. Questo si chiama panel. Io non so tanto, però interrogo qualcun altro. È in riferimento ai tipi di talk di cui parlavamo prima. Di cui avreste un sacco di domande da fare. Due argomenti di cui sei proprio sicuro, cioè dici la presentazione pratica, ma vi faccio vedere come si fa. Due argomenti su cui avete lavorato con successo, quindi che è un caso di studio con cui avete avuto a che fare. Possono anche usare argomenti precedenti o no? Possibilmente separati. I vostri due argomenti preferiti? Allora, avete i due preferiti. Perfetto.
preferiti in che senso? Che tu preferisci. Di cui posso parlare due ore o che preferisco psicologicamente, che tu emotivamente? Interpretalo tu come vuoi. E due argomenti che siete in grado di insegnare a qualcun altro. Ok, ce li avete? Più o meno, quanti ne avete? Una decina? 12? Ripetere le categorie perché me ne sono perso nelle decine di parole. Ridire l'elenco, due preferiti, due problemi. Allora, ok, te le rileggo, vado abbastanza veloce, sì. Poi nel caso. Magari se le numeri è più facile, diciamo. Mm. Dopo dobbiamo accorparle. Ce l'abbiamo. Se uno, allora, due argomenti di cui non sai molto, ma con cui hai avuto successo. Due argomenti di cui non sai molto, ma per cui avresti buone domande. Due argomenti di cui ti senti sicuro. Due argomenti di cui hai lavorato, su cui hai lavorato con successo. Due argomenti che sono i tuoi preferiti. E due argomenti che pensi di poter insegnare agli altri in modo pratico. Queste erano le indicazioni su come scegliere tra l'elenco che avevi già fatto. Non serve che te li scrivi, bastava segnare. Non ho avuto il tempo di pensarli, quindi non si deve mettere. Adesso ci devo pensare e capire qual è. Hai bisogno di altro tempo? Io in teoria sì, però non è poi. No, beh, è l'unico o se avete bisogno di altro tempo? Allora, facciamo così. L'elenco precedente ce l'avete? No, l'elenco che abbiamo fatto con tutte le domande, ok. Sì. Tra quell'elenco lì, riuscite a scegliere due argomenti di cui non sapete molto, ma con cui avete avuto successo? Sempre in quell'elenco lì, due argomenti di cui non so molto, ma di cui farei un sacco di domande. Perdonami, io non avendo esperienza in chatbot, sono un po' in difficoltà nel rispondere a questo questionario, cioè ho risposto ad argomenti... Che hai? Hai mai avuto a che fare con un chatbot della tua vita? Sì, ma come... Come utente? Sì. Usa quella. Infatti, gli dicevo... avevo detto prima che alcune domande sicuramente ti sembreranno molto specifiche e molto generiche, perché la platea è completamente diversa, perché se prendo un programmatore magari alcune cose a lui non sono chiare, quindi... A proposito di fare la domanda, hai creato qualcosa, più risorse usi così... No, lo so, e questa cosa è fatta anche un po' apposta per spingere le persone a pensare ai chat. Certo. Io stessa su alcune cose dicevo, però magari ci arrivo. Ci siete? Avete selezionato più o meno 10 idee? Cinque? Nessuna? Avete un elenco fatto prima? Ce ne avete alcune che siete riusciti a selezionare? Sì. Sì? Ok. Tra quelle che avete selezionato, ne dovete scegliere una. Una sola? Una. Se avete dei dubbi, potete chiedere al vicino, se c'è, guarda, sono indeciso tra A e B, chiedete. Però selezionatene una. Quella lì. Allora adesso la perfezioniamo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prendete quell'idea e rispondete alle classiche domande: chi, cosa, perché, come, quando, dove. Vi faccio l'esempio. Provo a farvi un esempio. Io sono un programmatore e ho creato un chatbot. Quindi adesso ti racconto il chatbot che ho creato. Quindi, perché ho fatto il chatbot, come l'ho creato, quando l'ho creato, dove, a che cosa risponde, chi, vabbè, l'ho fatto io. Quindi tutte queste domande adattatele all'idea che avete selezionato.
e insomma fatevi un po' un'idea sviscerando l'argomento. Quindi ci stai chiedendo di provare a immaginarlo, di progettarlo, sì, idealmente, sì, perché non devi stare chiaro su questo. Ah, niente, okay. Solo per, cioè, di sviscerare l'argomento, no, lo perfezioniamo. Prendi quell'argomento lì, non c'è problema, e come ti posso dire, sottodefiniscilo meglio. E chi, come, cosa, quando. Siete? Fatto? Mamma. Siamo? Ok? Qualcuno ti risponde? Sì, sì, sì. Oh, yeah, yeah. Allora, adesso ci avete l'idea? No. Avete più o meno, adesso in due minuti non è che uno può ricreare tutta l'idea. Quindi avete l'idea, avete più o meno sviscerato un paio di punti su cui potreste dire qualcosa, e adesso tocca a voi. Prego. Chi di voi decide di dirci qual è il suo talk e in due parole, un minuto? Io rifaccio una presentazione prima. Troppo facile, troppo facile. No, tu non puoi, tu neanche. E loro non possono. Tu l'hai appena fatto? Io nell'ottobre 2003 ho creato un piccolo chatbot per la mia tesi di laurea, il motivo quindi per fare la tesina poi. Lo scopo era fargli acquisire dei testi di didascalie museali e fargli rispondere a domande in merito ai testi e fargli
quindi analizzare la domanda e produrre la risposta. La modalità, cioè il come, è stato con il linguaggio di programmazione C++. La rappresentazione interna era una rete semantica, che sarebbe un grafo fatto di tanti, diciamo, tante nuvolette che si collegano negli altri di significato. Quindi il testo veniva trasformato in questa rappresentazione strutturale che poteva poi essere interrogata da delle query che a loro volta erano ottenute da delle domande. Quindi si poteva navigare come un grafo e per un po' ha funzionato. Poi purtroppo ho perso il dischetto della cosa, ce l'ho su un computer che comunque dopo alcuni anni mi si è bruciato, che non ho più i sorgenti, però mi è rimasto l'interesse, così. Il dove è tra casa e Politecnico. Ok, grazie mille. Io non sono un esperto. Quale? Il chatbot. Non sono un esperto di chatbot, non li ho mai programmati, però sono convinto che saranno il futuro della comunicazione. In quanto tutti noi che avremo un mobile phone, arriveremo al punto di utilizzarli per raggiungere i nostri obiettivi personali di informazione. Ma quale potrebbe essere il titolo del tutorial? Il futuro della comunicazione mediante chat. Ok, andiamo. Dalle righe, perché io non ho mai visto il chatbot, non lo conosco, sono qui grazie all'entusiasmo di Paolo che mi ha detto vieni a sentire, io me ne occupo. Però ecco, un'esperienza di successo che ho avuto in questi anni è stata scrivere un manuale a due mani con un'altra persona molto più esperta di me, una formatrice consulente sull'audit della privacy, però era più sull'audit, lavoro che non ho mai fatto, però l'abbiamo scritto insieme, non so come è successa questa cosa, però è successa. Però era un manuale e stasera ho capito che creare un chatbot può essere molto simile allo scrivere un manuale, perché bisogna essere chiari, immedesimarsi, chi lo deve usare. Parlo di manuale, non di romanzo. E quindi ho detto, ma sì, parliamo del libro che okay, può andare bene. Quindi è un'esperienza, al limite certi manuali, forse non questo, possono diventare anche dei chat. Ok. Posso, effettivamente quello che fanno quei video AI che presenteranno a settembre, dando un passo dei manuali e poi c'è anche chi risponde. Però non è un manuale tecnico, ha delle parti anche di. Però facciamo il futuro saranno sempre di più. E poi anche scrivere a due mani, due persone diversissime, con teste diversissime, esperienze opposte. Un libro è una grande scuola di vita e di amicizia. Sei salito su un palco. Scusa? Sei salito su un palco. E quel libro io non l'ho presentato, cioè l'ha presentato la mia amica, la mia coautrice, e io avevo paura a parlare. Vedi? Che sei capace. No, grazie. Sei simpatici. Grazie. Il progetto di cui vi parlo io invece è un in progress, si tratta di un query builder, cioè per dirlo in italiano, di un costruttore di interrogazioni, ad esempio per database, e quello che vorrebbe realizzare è, ricevendo una query, una domanda in linguaggio naturale, interrogare un database che potrebbe essere molto semplicemente un foglio Excel. Mettiamo l'utente migliore potrebbe essere una persona che ha dei fogli Excel su cui lavorare, ma non vuole imparare a farsi equazioni, cerche verticali, eccetera, e vuole semplicemente, leggendo i titoli delle colonne, chiedere quanti sono gli oggetti di questo tipo, quanti sono gli oggetti di questo tipo che hanno anche questa certa caratteristica. L'ho realizzato con tecnologie di trattamento del linguaggio naturale che sono open source disponibili, integrandole e aggiungendo qualche idea.
ad esempio, stavo pensando al caso di Paola, sarebbe interessante, per, visto che buona parte dei dati prodotti da un'amministrazione pubblica spesso e volentieri sono di, delle tabelle CSV o Excel, potrebbe essere un modo per caricare in automatico i dati del, del TAR comune senza fare ulteriore data entry o particolare di rielaborazioni. Io sono qui per la terza volta, perché ho già fatto due talk al Milano Chatbot. Quello che avevo già detto l'altra volta è quello che mi appassiona di più, la possibilità di creare nuove personalità, quindi nuove interfacce, nuove possibilità di risolvere i problemi che venivano generalmente risolti con query, con modalità ormai consolidate, creare nuovi modi, nuove interfacce, nuove personalità che possono risolvere tutta una serie di problemi che l'utente ha, che non aveva mai pensato di risolvere, per esempio appunto con un chatbot, con un'interazione un po' più umana, quindi con un linguaggio e con un avatar, con un personaggio che ti risponde e ti supporta non con una maniera asettica, come spesso succede oggi con le ricerche, ma con più coinvolgimento. Ok. Una volta che ho sentito parlare di chatbot era un corso di growth hacking, di marketing, non capivo niente, la cosa mi dà un estremo fastidio e quindi quando ho visto questo workshop mi è interessato dire adesso cerco di capire un po' di più e quindi nel frattempo ho pensato alla possibilità, visto che da poco faccio formazione come libera professionista, nel mio sito di inserire un chatbot proprio per l'aiuto alle persone che hanno problemi a usare gli strumenti odierni che usano tutti di informatica, non so, Word, Excel, quindi diciamo un Salvatore Ranzulla chatbot. Paolo si è segnato tutto, vi verrà a cercare singolarmente per essere sul palco nei prossimi meetup. Io ho finito, vi ringrazio, se poi avete delle domande sono qua, se poi avete dei dubbi o se vi posso aiutare in qualche altro modo, molto volentieri. Grazie.